È stato qui all'isola. L'isola è stata requisita durante la seconda guerra mondiale dalla famiglia Mussolini. E Mussolini ha passato qui, ha celebrato qui la messa di Natale prima del 1945, prima di essere poi catturato e appeso. Ma è stata mantenuta senza grosse variazioni e senza sottrarre una parte così del suo patrimonio. Grazie appunto alla fedeltà e alla dedizione dei custodi. Avete visto nella targa di là dove c'era l'osteria? Zanca. Il nome Zanca. La famiglia Zanca ha vissuto e lavorato all'isola per oltre 100 anni, tramandandosi chiaramente di... Vabbè, ma adesso ci sta... Moresco per quanto riguarda il corpo principale della villa, mentre la torre vera e propria è in stile nel gotico veneziano, perché ricorda molto da vicino la struttura del Palazzo Ducale di Venezia. Vedete, poche colonne più pesanti che creano un volume vuoto al di sotto e uno spazio più pieno al di sotto. Chiaramente il Palazzo Ducale di Venezia fu costruito un bel po' di secoli prima e qui esattamente più elastica che abbiamo. No, devo chiamare la regia. Quindi è una struttura molto più elastica che riesce anche a sopravvivere ai terremoti che purtroppo ogni tanto ci danno fastidio. Tanto è molto più stabile la torre che la parte più bassa, perché a causa della sua tipologia è stata curata molto di più la sua resistenza agli shock. Quindi diciamo per fare sesso è consigliabile sulla torre. Esatto, anche perché destinati al ritiro, al riposo e alla preghiera. Il convento vero e proprio invece sorgeva in alto, sulla collina, ed era piuttosto grande e anche molto famoso, perché nel 450, dopo l'arrivo di San Bernardino, è stata data inizio alla scuola di teologia e filosofia.